Notte da incubo Sorsano, assalto in villa, i banditi legano il padrone di casa e picchiano il figlio. Parlano le vittime della rapina, se i banditi fossero stati armati poteva scapparci il morto. Inferno sulla 31, ad Albettone, due schianti, un incendio, quattro morti, cinque feriti. Rucco Dalla Rosa, i candidati sindaci a confronto sull'intervento di Rossi e sul futuro del Vicenza Calcio. Tragedia sfiorata in corso Palladio, calcinaccio precipita da un palazzo accanto alla passante. A Schio vigilanza allargata fino alle 10 di sera, il sindaco annuncia il giro di vite contro le baby gang. TG Vicenza, tutti voi un cordiale buonasera, ben ritrovati nei nostri studi con il consueto appuntamento dedicato all'informazione in apertura. Lo avete sentito dai titoli, c'è la cronaca con l'ennesimo assalto in villa e una persona è stata anche picchiata. Sentiamo subito tutti i particolari nel nostro primo servizio di oggi. Assalto in villa, l'ultimo, l'ennesimo colpo di una criminalità scatenata. Tra le tranquille e silenziose campagne di Sossano sono le 2 di notte quando tre banditi incappucciati penetrano nella casa di un vedovo 76enne. La bifamiliare non è isolata, ma la gang non ha scrupoli. In paese la gente dorme e anche la vittima dovrebbe essere a letto, invece il padrone di casa è sveglio e i banditi se lo ritrovano di fronte. I malviventi lo immobilizzano, parlano con accento dell'est, iniziano a cercare oggetti di valore, ma l'uomo riesce a urlare. Il figlio, che abita accanto, assessore conosciuto in paese, arriva in pochi istanti, sorprendendo i tre banditi. Inizia uno scontro violento, l'uomo prova a difendersi, ma i malviventi lo picchiano col manico di un cacciavite. Poi in pochi istanti fuggono, dileguandosi nella campagna, protetti dal buio. Non riescono a portare via niente, ma questa notte da incubo non è la prima e purtroppo non sarà l'ultima. Non conta l'orario, la criminalità può colpire sempre. Come sabato mattina a Brogliano, dove brucia ancora l'assalto lanciato dai banditi a un'altra villa abitata sempre da anziani, due nonni settantenni sequestrati con il nipotino di 11 mesi. Da Brogliano a Sossano, dall'alto al basso vicentino, nel giro di poche ore, due rapine e due assalti criminali. A Sossano la scorsa notte i carabinieri sono stati allertati quando ormai era tutto finito. Il figlio del 76enne è stato medicato all'ospedale di Noventa per le ferite riportate durante lo scontro violento con i malviventi. E gli è andata bene, poteva finire peggio se fossero stati armati. In questi casi le forze dell'ordine sconsigliano di intervenire direttamente e suggeriscono di chiamare il 112 o il 113 per un'azione tempestiva delle pattuglie. Ora è emergenza. Sossano è sotto l'assedio della delinquenza. La famiglia vittima dell'ultima rapina in 5 anni ha subito 18 colpi. Un'esplosione criminale di fronte alla quale le istituzioni, la giustizia, la politica sembrano impreparati. Un allarme da non sottovalutare. Tutti possiamo essere vittime, nessuno è al sicuro. E al nostro microfono parlano padre e figlio, raccontano quei momenti tremendi, quei momenti di assoluto terrore, dicono poteva scapparci il morto. Io sono stato fortunato di non essere armato. Poteva scapparci il morto tranquillamente perché avevo tutto il tempo di farlo. E vedevo che mio papà stavano immobilizzando, lo stavano legando con del nastro adesivo tipo americano a una sedia di vimini nell'entrata dell'abitazione. Sì, ero già legato a metà, perché non riuscivano a terminare bene. E ci siamo azzuffati, si sono rivolti a me in 3 persone, io ho preso il primo, l'ho preso al collo e l'ho trascinato via, mentre il suo compagno, che era di una stazza anche importante perché era un po' più alto di me e anche più robusto, ha cominciato a picchiarmi al capo. Il più grosso, che era sulla destra, mentre io tenevo immobilizzato il primo, il secondo mi colpiva con dei pugni e impugnava qualcosa, un oggetto contundente. Presumo fosse un cacciavite dalla parte del manico, non della,
non del metallo, insomma. Ma sicuramente c'era un palo esterno, non so in che posizione, non so se era in macchina per aiutare gli altri a guadagnare la fuga, e io ne ho visti tre. Mi hanno gridato qualcosa contro e era sicuramente un accento dell'est. I tratti somatici erano caucasici, però erano persone travisate con passamontagna e berretti, quindi ho visto solo che erano di razza bianca, però sicuramente accento dell'est. Sei offeso nella tua intimità, nel tuo io, in tutto quello che puoi avere di caro, anche perché toccano tutte le tue cose, potrebbe sì. Anche esserci il rischio che possano tornare. Ma io a questo punto direi di sì. Davvero molta paura, soprattutto questo senso di insicurezza sempre più diffuso. E adesso ci occupiamo di un altro dramma che è avvenuto lungo la 31, un terribile incidente stradale, 4 i morti. È mezzogiorno quando sulla Valdastico Sud esplode l'inferno. In A31 due incidenti, uno di seguito all'altro in rapida successione. Il primo schianto avviene poco dopo il casello di Albettone e Barbarano in direzione Piovene Rocchette. Nello scontro tra due auto un uomo viene sbalzato fuori dalla sua macchina e appare subito gravissimo. Sul posto si precipitano l'eli soccorso, la polizia stradale e il personale dell'autostrada. I vigili del fuoco e i medici del 118 intervengono tempestivamente mentre si formano le prime code in autostrada, e proprio quando i soccorsi sono all'opera piomba un tir che centra le auto in colonna, una violenta esplosione, poi il rogo, tre vetture prendono fuoco, gli occupanti dell'ultima auto fuggono mentre nelle prime due macchine tre persone restano intrappolate e muoiono carbonizzate. La Valdastico Sud viene chiusa, il traffico resta bloccato per ore. Intanto all'ospedale San Bortolo di Vicenza nel pomeriggio anche l'uomo sbalzato dalla sua auto non ce la fa e muore. Un bilancio tragico, 4 vittime, 5 feriti, un inferno scioccante, improvviso, imprevedibile. L'ultima sciagura della strada, chi l'ha vista, chi l'ha vissuta, non la dimenticherà mai. E man mano che passano le ore si conoscono anche le identità delle vittime del terribile incidente lungo la 31. Tra loro c'è una 17enne di 90 vicentina che stava andando a Vicenza assieme al padre per giocare a tennis. E non si conoscono ancora i nomi delle altre due vittime, si sa solo che una di loro sarebbe residente a Vicenza. E siamo alla pagina politica, faccia a faccia dei due candidati sindaco, Francesco Rucco Otello Dalla Rosa, nella nostra intervista multipla un tema caldo, ovvero il futuro della società biancorossa del Vicenza Calcio. Vicenza Calcio, tutti i tifosi diventano pazzi per il bianco rosso, dove Rosso è Renzo, il presidente potenzialmente più grande che arriva paradossalmente nel momento più buio della storia dell'ANE. E allora prendiamo i candidati, dividiamo lo schermo in due parti uguali e sistemiamoli in ordine alfabetico, Dalla Rosa, Rucco. Come giudicate l'intervento di Mr. Diesel? Vedo molto positivamente l'interesse di Renzo Rosso per il Vicenza Calcio, perché è un imprenditore che ha dimostrato, oltre a visione nel mondo degli affari, vera passione sportiva. E io credo che questo serva, perché per il Vicenza serve mettere insieme un grande progetto sportivo, ma anche una solida visione manageriale e di gestione della società. Il 28 maggio ci sarà l'asta dove Renzo Rosso presenterà la sua proposta, quindi noi auspichiamo che questa proposta vada a buon fine, che ci sia quindi una società che abbia un progetto societario e un progetto sportivo importanti per la nostra provincia, perché il Vicenza Calcio è patrimonio non solo di Vicenza ma direi addirittura d'Italia. Bene, tanto entusiasmo, dal centro-sinistra al centro-destra tutti felici e contenti per le rosee prospettive del Vicenza Calcio con un presidente come Renzo Rosso. Ma voi, come sindaci, cosa siete pronti a fare per i colori biancorossi? Da sindaco dovremmo riallacciare i rapporti con la società, farla ripartire, agevolarla e magari cominciare a ragionare anche della ristrutturazione dello stadio, perché lo stadio Menti rimarrà lì dov'è. Ne verrà fuori un progetto di uno stadio moderno, ristrutturato sull'esempio di altri stadi privati, come quello di Frosinone o quello della Juventus, in piccolo, dove ci saranno degli spazi sia per le attività sportive che per le attività ricreative e commerciali, e soprattutto un'area degli eventi dove poter fare spettacoli
aperti a tutta la città di livello internazionale. Se ci sarà richiesta da parte di Rosso di un supporto da parte del Comune, noi siamo più che disponibili a ragionare insieme sullo stadio, sui suoi possibili investimenti e sulla possibilità di dargli, a corredo di questo, delle possibili espansioni, per esempio di tipo commerciale a servizio dello stadio, che potrebbero essere interessanti a fronte di un investimento da parte sua su valorizzazione dello stadio. Ripeto, il Menti è uno stadio straordinario, uno stadio all'inglese dove il pubblico è molto vicino agli giocatori e quindi è un'arena in cui si può giocare alla grande e si possono ottenere risultati straordinari, quelli che Vicenza merita. Queste le risposte ai cittadini, l'ardua sentenza. Vi ricordiamo che se avete delle domande, se avete delle proposte, delle idee, delle istanze, potete girarle al nostro indirizzo email vicenza@reteveneta.it e noi le porteremo ai candidati perché vi diano una risposta e, dove richiesto, si impegnino solennemente. Insomma, appuntamento alla prossima intervista doppia, sì, perché per noi la sfida continua. E restiamo in città, tragedia sfiorata in pieno centro storico, perché pensate, un calcinaccio si è staccato da un cornicione, è precipitato a terra e ha sfiorato una passante. Tragedia sfiorata, il centro storico di Vicenza perde i pezzi. Sono le 8:30 di una mattinata di pioggia quando da un terrazzo di Corso Palladio si stacca un blocco di pietra che piomba a terra da una decina di metri di altezza proprio accanto a una donna che sta passando in quel momento. E il titolare della caffetteria di fronte a sentire il botto e a lanciare l'allarme ai vigili del fuoco. Sono stato io a chiamare i vigili del fuoco stamattina perché mi sono accorto che una signora ha urlato, che l'ha sfiorato la testa, quindi poi ho sentito il tonfo e sono uscito a vedere cosa è successo. Eh già, il cuore di Vicenza sta letteralmente andando a pezzi, ma quella di oggi poteva essere una tragedia. Il blocco di pietra precipitato dal balcone pesa almeno 8 kg e se avesse colpito in testa qualcuno sarebbe sicuramente stato letale. Sono quattro ragazzetti messi là che si riparano mentre pioveva, però loro sono stati via prima per fortuna. E siamo in Corso Palladio. Il fatto che Vicenza cada a pezzi qui nel cuore del turismo e del passeggio cittadino è il segnale di una città degradata. Anche perché non è la prima volta che accade una cosa del genere. L'ex procura di Vicenza sta qua tra l'altro, però 2 mesi fa circa è cascato sempre un cornicione là. Sì, è arrivato il fuoco, stesso discorso, è arrivato il fuoco, transennato, tutto quanto fatto di dovere, vabbè, al momento, e poi dopo chi si è visto, però può capitare un momento all'altro lo stesso che cada, quindi può. Non è che non capiti di nuovo, voglio dire. Anche perché non sono stati fatti i lavori, non sono stata nessuna impalcatura, niente. Cioè. Oggi sul posto in Corso Palladio sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno transennato l'area. Noi di Rete Veneta lo ripetiamo da mesi, la città ha bisogno di nuova linfa, di essere rilanciata turisticamente e commercialmente. Bisogna ripensare la ZTL, bisogna ragionare su un nuovo sistema di parcheggi, ma innanzitutto bisogna mettere mano ai palazzi che hanno bisogno di manutenzione. Una città così bella, cioè, voglio dire, un centro meraviglioso che ha perso un po' di valore, onestamente. Stiamo attenti al prossimo sindaco, chiediamo che faccia qualche passeggiata col naso in su per vedere cosa sta accadendo. E proprio alla delicata questione che sta interessando il centro storico di Vicenza, dedicato al TG Linea Aperta di questa settimana, ZTL a fasce orarie, come sempre potete dire la vostra inviando una mail a vicenza@reteveneta.it. Ed ora ci spostiamo a Piovene Rocchette. Un 80enne, Giovanni Zordan, è morto dopo essersi tagliato in maniera accidentale un braccio con una sega circolare mentre stava facendo dei lavori di bricolage. L'uomo abitava da solo, la scoperta è stata fatta, pensate, solamente oggi, ma il decesso pare risalga a diversi giorni fa. A chiedere l'intervento è stato un parente che da tempo non riusciva più a mettersi in contatto con l'anziano. I carabinieri stanno svolgendo tutte le indagini del caso e a stabilire la causa del decesso sarà l'esame autoptico. E adesso ci spostiamo a Torri di Quartesolo. I carabinieri sono intervenuti in seguito a una rapina, l'ennesima rapina.
Torri di Quartesolo, minacciato con un coltello da cucina, viene costretto a consegnare una console per videogiochi e 4.000 euro in contanti. La vittima è un romeno che chiama i carabinieri alle 4 del mattino. L'uomo, 30 anni, spiega di aver conosciuto un individuo di cui non sa dare ulteriori informazioni e di averlo invitato nella sua abitazione. Ma una volta in casa, l'ospite avrebbe tirato fuori un coltello e messo a segno la rapina. Una ricostruzione tutta da verificare. Gli investigatori stanno lavorando per far chiarezza su quanto avvenuto e per identificare il colpevole. E andiamo a Schio, perché il sindaco annuncia un giro di vite per contrastare il triste fenomeno delle baby gang, soprattutto in centro. Schio, il giro della baby gang, ragazzini maleducati che disturbano i negozi e gli abitanti del centro storico tra schiamazzi e atteggiamenti strafottenti. Per dare una regolata al problema, il sindaco ha annunciato l'estensione dei controlli della polizia locale fino alle 10 di sera. Tra i giovani identificati, alcuni sono già noti alle forze dell'ordine e sono stati avviati percorsi con le famiglie. Inoltre verranno attivati contatti con le comunità straniere. Alcuni membri della baby gang infatti sono figli di immigrati. Invece una ragazzina ha fatto un volo di 5 metri cadendo dalla finestra in pieno centro storico. Precipita da una finestra in pieno centro storico a Vicenza. I passanti la vedono volare da un palazzo in viale Eretenio. Per fortuna nessuna ferita grave per la studentessa 14enne che si era sporta troppo dalla finestra a 5 metri d'altezza mentre cercava di sbloccare gli scuri esterni fissati al muro dell'edificio. Nella manovra però qualcosa è andato storto. La ragazza se l'è cavata con alcune fratture e lussazioni, ma fortunatamente non è in pericolo di vita. E prima dei saluti ricordiamo il nostro appuntamento con Focus. Ospiti del nostro direttore Luigi Bacialli saranno Roberto Ciambetti, Patrizia Bisinella, Giampaolo Bottacin, Antonella Tocchetto, Fausto Pozzobon e Domenico Lo Sappio. E questo per noi è davvero tutto. Grazie come sempre per essere stati in nostra compagnia. A tutti voi un buon proseguimento di serata. Arrivederci. Le previsioni per domani. Tempo variabile, un po' più instabile sui rilievi, con nuvolosità alternata a schiarite. Probabilità di rovesci e temporali sparsi sui rilievi, specie nelle ore pomeridiane, e di qualche locale piovasco o rovescio in pianura. Temperature minime stabili in pianura e in lieve calo sui rilievi. Massime in ripresa.